Chiedo impegno. La voce del presidente provinciale Aido Luigi Baldini arriva forte all'assemblea. Una vita senza impegno continua è una vita senza colore. Nessuna viltà giustifichi la fuga da una scelta consapevole e cosciente. L'Aido è per chi non ha paura. Si celebra a Pontenure, ogni anno in un comune diverso, la giornata del donatore, il raduno dei gruppi Aido, arrivato con i gagliardetti da tutta la provincia. Celebra la messa con il parroco Don Mauro Tramelli, Monsignor Giorgio Corbellini, vescovo nato in Valtrebbia, in servizio in Vaticano, nella squadra di Papa Francesco. All'omelia sottolinea la lezione di generosità dell'associazione. Qualsiasi forma di dono sia certamente qualche cosa che rientra, no, in quell'orientamento che il Signore ha dato a ciascuno di noi di condividere la vita e ciò che della vita fa parte, il tempo, la capacità di affetto, no? E anche queste forme di donazione certamente molto belle, perché possono venire incontro a situazioni estremamente difficili. Se qualche cosa anche del nostro corpo, quando noi cessiamo di vivere, può essere utile per permettere ad altri di proseguire il cammino della vita, ben venga. La preghiera dei fedeli animata dai bambini, la preghiera del donatore proposta dal presidente Aido di Pontenure, Andrea Castignoli, il canto della corale La Torre, i momenti più significativi del solenne rito religioso. Prima della conclusione, il sindaco di Pontenure, avvocato Manolo Agruppi, ha annunciato l'impegno dell'amministrazione ad aderire al progetto Una Scelta in Comune e invitato tutti a riflettere sul valore del sapersi donare. Il presidente provinciale al gruppo Aido di Pontenure ha consegnato una targa per i 30 anni di attività e ai familiari dei donatori la targa ricordo con la scritta «Il suo nome è scritto sul libro della vita».